Pace a voi, fratelli, sorelle, cari nel Signore, la grazia e la benedizione di Dio sia sopra di voi. Bentrovati a questo appuntamento con Parole di Vita e con questo studio sul combattimento spirituale. Gloria a Dio. Nelle precedenti puntate abbiamo visto le armi del nemico, abbiamo visto che c'è un nemico che ci vuole fare del male, ma abbiamo visto che questo è stato vinto. Oggi desidero condividere con voi, alla luce delle sacre scritture, quali sono le nostre armi per riportare vittoria. Quindi, questa puntata è dedicata alle armi della nostra vittoria contro il nemico, i demoni, contro tutte le opposizioni. Noi sappiamo che in Cristo Gesù siamo più che vincitori. Gesù ha già vinto per noi e la sua vittoria l'ha data a noi. Ora vedremo, alla luce delle scritture, quali sono i mezzi per noi poter riportare questa vittoria quotidianamente e in ogni aspetto della nostra vita, nelle avversità, nelle battaglie che stiamo portando avanti. Gloria a Dio, Dio ci vuole vedere figli benedetti e vittoriosi. Andiamoci con ordine, allora incominciamo a vedere qual è la prima condizione per essere vittorioso sul nemico. E partirò da una cosa che a volte viene trascurata, magari si parla di autorità, si parla di unzione, di cui pure parleremo, ma prima desidero sottolineare un aspetto che secondo me e secondo le scritture è di fondamentale importanza. Andiamo a leggere nell'epistola dell'Apostolo Giacomo, il fratello del Signore, pastore della Chiesa di Gerusalemme, in Giacomo capitolo 7, il verso... Scusate, Giacomo capitolo 4, il verso 7, dice così, guardate: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi chi deve fuggire? Deve fuggire il diavolo. Amen. Noi siamo chiamati a rimanere fermi nella fede, rimanere fermi nella posizione di autorità che abbiamo, e il nemico fuggirà. Amen. Quindi questa battaglia, in questo confronto, non dobbiamo essere noi che dobbiamo battere la ritirata, tirarci indietro, ma noi dobbiamo rimanere fermi e il nemico dovrà scappare. Gloria a Dio. Ma prima di arrivare a questo, guardate cosa ci dice l'Apostolo Giacomo: sottomettetevi dunque a Dio e resistete al diavolo. Quindi, come vedete, ci sono tre condizioni. Prima sottomettetevi a Dio, poi resistete al diavolo, alle sue tentazioni, alle sue offerte e via dicendo, ed egli fuggirà. Amen. Ma è importante questo, la sottomissione a Dio. Prendiamo questo punto fondamentale, perché noi possiamo parlare di tante armi, di tante strategie, ma se manca questa basilare fondamentale, noi non possiamo riportare quella vittoria che Dio ha stabilito per noi. Cosa vuol dire sottomissione? Sottomissione vuol dire che io riconosco Gesù come Signore, come padrone della mia vita. Cioè, in ogni aspetto della mia vita, Gesù con la sua parola viene a regnare, a comandare nei vari aspetti della mia vita. Quindi, se io sono sottomesso a Gesù, il nemico non trova più nessun appiglio, non trova più nessun punto debole e nessun tallone di Achille dove venirmi ad attaccare. Amen. Se lo vediamo dall'altro punto di vista, cari fratelli, se ne facciamo attenzione, perché se ci sono degli aspetti della nostra vita, delle aree della nostra vita che non sono sottomesse a Dio, il nemico lo sa e ci viene ad attaccare proprio lì, nel punto debole. Amen. Vi ricordate quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto? C'è scritto che gli Amalechiti andarono ad attaccare i più deboli e indifesi del popolo. Amen. Ed è così, il nemico cerca di sfruttare i nostri punti deboli. Quali sono i nostri punti deboli? I punti in cui non siamo sottomessi a Dio. Quindi, se c'è, come dicevo, un aspetto della nostra vita, che può essere aspetto finanziario, che può essere aspetto, sensuale, che può essere aspetto familiare, del nostro carattere, qualunque cosa sia, che non è sottomessa alla signoria di Gesù, cioè non è in accordo alla parola di Dio, quello rappresenta una breccia, uno spiraglio dove il nemico ci può attaccare. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo seguire l'esempio del nostro Signore, Salvatore e Maestro Gesù. Cosa ha detto Gesù riguardo al nemico? Nel Vangelo di Giovanni è scritto proprio questo: viene il principe di questo mondo, che è il nemico, viene lui per attaccarmi, ma lui non trova niente di suo in me. Quindi non dobbiamo fare trovare al nemico aspetti della nostra vita che sono nella ribellione, nell'orgoglio e nel rancore, dove il nemico si trova a suo agio. Amen. Quindi, fratello, sorella,
Non ti lamentare a volte con Dio o a volte ce la prendiamo con tutti gli altri. Quando siamo noi stessi a offrire al nemico quel punto di appoggio per lui poterci attaccare. Allora che dobbiamo fare? Fratello caro, sorella cara, sottomettiamo ogni aspetto della nostra vita alla signoria di Gesù. Amen? Così togliamo al nemico quella strategia, quel punto dove lui ci può attaccare. Quindi sottomettetevi a Dio. Caro fratello, caro, se questo è un atto di amore, perché la vera libertà, ascoltate, non è come suggerisce il nemico, fai tutto quello che vuoi. Guardate la società, i giovani, come sono ridotti, perché pensano che libertà è sinonimo di libertinaggio, ma la vera libertà è nell'essere sottomessi a Gesù e alla sua parola. Cosa ha detto Gesù? Voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Quindi quando io ho sottomesso la mia vita alla parola di Dio, alla verità per eccellenza, gloria a Dio, sono in piena obbedienza a Dio e Dio si rallegra. Proteggo la mia vita e non permetto al nemico di avere punti d'ingresso, di attacco sulla mia vita. Amen? Quindi, fratello, lo Spirito Santo ti sta parlando perché poi ti illumina e ti fa capire. Se c'è un aspetto della tua vita che c'è un vizio, c'è un rancore, c'è un aspetto della tua vita che non è conforme alla parola di Dio, oggi fai la scelta più bella per la tua vita, per la gioia di Dio e per ripararti dagli attacchi del diavolo, di sottomettere quell'aspetto della tua vita alla signoria di Gesù. Amen? Se è rabbia, se è rancore, qualunque cosa sia, l'elenco è abbastanza lungo, ma se è un aspetto che non è sottomesso a Dio, umiliati. Amen? Cosa dice la Bibbia? Umiliatevi sotto la potente mano di Dio ed egli vi innalzerà. Quindi, piena signoria di Gesù nei vari aspetti della nostra vita. E lì siamo al riparo, lì siamo protetti. Il nemico cercherà di attaccarci, ma non troverà assolutamente nessuno spiraglio per poterci fare del male. Amen? Perché la Bibbia dice così pure nell'Epistola di San Giovanni, dice che chi appartiene a Dio, chi è nato da Dio, preserva se stesso e il nemico non lo tocca. Amen? Quindi, punto primo, in questa battaglia, la nostra prima arma potente per togliere al nemico ogni possibilità di farci del male è sottometterci a Dio. E nella sottomissione a Dio noi siamo protetti, noi siamo al sicuro, noi siamo invulnerabili. Amen? Gloria a Dio. Ma andiamo a vedere altri punti, altre armi, altre strategie vincenti per vincere contro il diavolo, il demone, le tentazioni. Gloria a Dio. Andiamo a vedere nel punto 2 l'autorità che abbiamo nel nome di Gesù. Questo è importante saperlo. Se tu sei nato di nuovo, se tu sei un figlio di Dio, se tu hai creduto in Gesù come tuo personale Signore e Salvatore, benissimo, tu hai autorità nel nome di Gesù. Amen. Voglio prendere un verso bellissimo che tutti conosciamo, ma lo voglio sottolineare da questo punto di vista, l'autorità che abbiamo nel nome. In Marco capitolo 16 è conosciutissimo questo. Marco capitolo 16, il verso 17, gloria a Dio. Guardate, leggiamolo insieme che è bello anche ricordarlo. Gesù, dopo che è risuscitato, dà il grande mandato ai discepoli: andate, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto, quindi chi avrà rifiutato Gesù come Signore, sarà condannato. Quindi questo lo voglio dire a qualcuno che ci sta seguendo, che ancora non ha fatto una scelta seria, una scelta definitiva per Gesù. Vedete questo versetto che ho alle spalle? Chi ha Gesù ha la vita, chi non ha Gesù non ha niente. Amen? Quindi se ancora sei incerto, indeciso, hai rimandato, non fare, è come si dice, il gioco del diavolo che ti vuole trascinare all'inferno, ma fai la scelta per Gesù. Credi in Gesù con tutto il cuore, la Bibbia dice che chi crede in Lui è perdonato e salvato, gloria a Dio, ha vita eterna. E poi ci sono questi segni, leggiamo nel verso 17. Ora questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Guardate cosa c'è scritto al primo posto. Nel mio nome scacceranno i demoni. Poi parleranno nuove lingue, lo voglio leggere tutto che è bellissimo, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non farà alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Gloria a Dio. Noi diciamo grazie Gesù di questa autorità che ci hai dato. Questa autorità, che cos'è l'autorità? Qualche volta
un po' più avanti negli studi sul combattimento spirituale ne parleremo, che cos'è l'autorità, come esercitarla, ma soprattutto come prenderne consapevolezza di quell'autorità che già abbiamo. Perché, come dicevo, se tu sei salvato, sei un figlio di Dio, questa autorità già ce l'hai. Amen. Ma chiaramente bisogna crescere spiritualmente per prenderne consapevolezza e sapere esercitare questa autorità in maniera efficace. Ma già che sei nato di nuovo, tu sei un figlio di Dio e hai questa autorità. Questi sono i segni che accompagnano i credenti. Non dice i ministri, gli apostoli, i pastori. No, no, qui dici i credenti, hai creduto in Gesù, gloria a Dio. E allora tu hai questa autorità. L'autorità è un potere delegato di esercitare una decisione. Viene delegato per rappresentare Cristo Gesù e nel nome di Gesù poter cacciare i demoni, pregare per gli infermi, essere guariti e via dicendo, gloria a Dio. Amen. Ma come vedete, al primo posto c'è nel mio nome, nel nome di Gesù. Amen. Come faceva Gesù, lui ora ha delegato questa autorità a ognuno di noi. Andate, predicate l'Evangelo e nel nome di Gesù cacciare i demoni, guarire gli infermi, benedire le persone. E qui ci dice chiaramente che nel mio nome scacceranno i demoni. Amen. Quindi se ti viene, come dicevamo la volta scorsa, ricordate del combattimento interno nel campo della nostra mente, se ti viene un pensiero di depressione, di scoraggiamento, di incredulità, di dubbio su Dio e sulla sua parola, sgridalo nel nome di Gesù. Tu hai questa autorità, non permettere al nemico con pensieri diabolici di fare del male alla tua vita. Amen. Ma questo ti serve anche per gli altri. Tu stai combattendo per la salvezza dei tuoi familiari, il nemico cercherà di ostacolare, cercherà di mettere il bastone fra le ruote. Nel nome di Gesù sgrido, devi dire: la mia famiglia appartiene a Gesù, nel nome di Gesù io reclamo la mia famiglia a salvezza. Non è per capacità nostra, ascoltate, non è per meriti nostri, ma noi abbiamo già questa autorità nel nome di Gesù. Amen. Vi ricordate, i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Benissimo. Questa autorità Gesù l'ha data a ognuno di noi, perché questi sono segni che accompagnano i credenti. Torno a dire, sei un credente di Gesù, sei un discepolo di Gesù, hai questa autorità, usala. Fratello, sorella, usa questa autorità che hai nel nome di Gesù, per te, per la tua famiglia. Ma a volte nelle circostanze della vita si vede chiaramente che ci sono oppressioni, attacchi, di tanti modi, e di generi diversi, però gloria a Dio, noi abbiamo quest'arma potentissima. La Bibbia dice che nel nome di Gesù, vi ricordate in Filippesi, nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Nel nome di Gesù il diavolo deve arretrare, i demoni vengono cacciati, le oppressioni, le maledizioni, le cose cattive del nemico vengono sgridate e cacciate via nel nome di Gesù. Amen, fratello, quindi rallegrati, perché in questa battaglia non sei solo uno, c'è Gesù dalla tua parte che ti ha dato già la vittoria, ma come abbiamo detto, sottomettiti a Dio e poi usa l'autorità che hai nel nome di Gesù per cacciare via il nemico. Gloria a Dio, andiamo avanti. Altre armi potenti, io non so se in questa puntata ce la facciamo, ma lo Spirito Santo ti vuole arricchire illuminandoti su quello che la Bibbia ci ha promesso e ha messo a nostra disposizione per essere più che vincitori in Cristo Gesù. Andiamo a vedere un'altra arma potente che Dio ci ha fornito, è l'unzione dello Spirito Santo. Amen. Siamo salvati, siamo nati di nuovo, siamo battezzati nello Spirito Santo, gloria a Dio. E allora la Bibbia ci dice che lo Spirito Santo è venuto in noi per andiamolo a leggere, gloria a Dio. Andiamo a leggere insieme in Luca, gloria a Dio. In Luca è bellissimo quando Gesù, in Luca 4:18, quando Gesù entra nella sinagoga di Capernaum, prende il libro, il rotolo del profeta Isaia. Guardate. Leggo dal verso 17. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Isaia lo aprì e trovò quel passo dove era scritto. Guardate. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha unto per evangelizzare i poveri.
Mi ha mandato per guarire quelle che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, sottolineiamo questo, per rimettere libertà agli oppressi. Qui quando parlo di oppressione spirituale. Persone che la notte non possono dormire, persone che la notte sentono il loro corpo schiacciato e non possono muoversi, non possono parlare, in quel momento invoca il nome di Gesù con autorità e vede che quell'oppressione, quelle catene, quel peso svanisce nel nome di Gesù. Ma questo sarà lo Spirito Santo che ti aiuterà, ti illuminerà, ti guiderà per poter usare quell'autorità in maniera meravigliosa ed efficace. E poi dice, per predicare l'anno accettevole, l'anno della grazia, che nell'originale è il giubileo. Il giubileo, voi sapete, era dopo 7 settimane di anni, c'era il 50° anno che era l'anno del giubileo, ed era l'anno in cui quelli che avevano contratto debiti, quelli che avevano perso casa, terreni, gloria a Dio, recuperavano ogni cosa. E così il nostro giubileo è Gesù, perché tutto quello che il nemico ci ha rubato nel corso magari degli anni, gloria a Dio per la grazia di Gesù, per la fede nella potente opera di redenzione che Gesù ha compiuto per noi, noi recuperiamo ogni cosa, e più di quello che avevamo perso con Gesù lo possiamo recuperare. Basta avere fede in Lui e nella sua opera meravigliosa. Ma ritorniamo a questo scritto che, come dicevo, è una profezia di Isaia, ma Gesù va a cercare proprio questo verso nel rotolo, lo apre e guardate cosa dice: lo Spirito del Signore è su di me, Egli mi ha unto, gloria a Dio. Ed è bellissimo, cari fratelli, care sorelle, per vivere una vera vita consacrata, ma anche una vita fruttuosa, vittoriosa, abbiamo bisogno della guida, dell'unzione, dello Spirito Santo, gloria a Dio. Qualche volta parleremo come essere continuamente ripieni di Spirito Santo, perché abbiamo fatto lo studio sul battesimo dello Spirito Santo, ma fra qualche settimana faremo lo studio come essere ogni giorno ripieni di Spirito Santo, e quindi camminare in vittoria, camminare sotto la potenza dello Spirito Santo. Perché ricordiamoci, come dice il profeta nel Vecchio Testamento, Zaccaria: non per forza, non per potenza, ma per lo Spirito mio, dice l'Eterno. Amen. E noi possiamo andare di vittoria in vittoria contro il nemico, contro le tentazioni, contro le avversità, e risultare vittoriosi per la potenza, per l'unzione dello Spirito Santo, gloria a Dio. Amen. Che cosa ci va a fare l'unzione? Evangelizzare. Egli mi ha mandato a evangelizzare i poveri, gloria a Dio. E tu vedrai che quando tu coltivi il tuo rapporto con lo Spirito Santo, evangelizzi, e lo Spirito Santo ti metterà sulla bocca parole che toccheranno il cuore delle persone che evangelizzi. Perché non è l'abilità nostra o di parlare o di altre cose che può toccare i cuori, ma quando quella parola è ispirata dallo Spirito Santo, unta dallo Spirito Santo, tocca quel cuore e tu vedi che le persone si convertono, perché lo Spirito Santo va a toccare quel cuore, lo convince di peccato, gli rivela Gesù, ed è tutta opera dello Spirito Santo. Noi siamo soltanto degli strumenti, ma colui che efficace e potente e realizza queste promesse meravigliose è lo Spirito Santo, gloria a Dio. Quindi tu, quando pensi di evangelizzare una persona, quando stai pregando per evangelizzare una persona, prima di evangelizzare una persona, digli: Spirito Santo, dammi le parole giuste. Spirito Santo, tu conosci questa persona, una parola, una frase, un versetto della Bibbia, Gesù ti ama, una testimonianza, un'esperienza che lo Spirito Santo ti suggerisce, e quella persona, gloria a Dio, viene toccata e portata a salvezza. Amen. Quindi l'unzione ti dà un'abilità soprannaturale per servire Dio, per evangelizzare. Poi mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto. Qui più avanti parleremo della guarigione dell'anima, gloria a Dio. E lo può fare solo Gesù per mezzo dell'unzione dello Spirito Santo. Perché guardate, quando si soffre di problemi dell'anima, amen, traumi, tradimenti, delusioni gravi, ascoltatemi, lì non ci può arrivare nessuno. Né psicofarmaci, né psicologi, né tutti i mezzi umani possono dare, come dire, un miglioramento sintomatico, ma colui che guarisce il cuore rotto, l'anima ferita, è solo Gesù. Amen. Ma tu puoi essere uno strumento affinché persone che vengono da situazioni traumatiche possono essere pienamente
guarite, pienamente benedette. E gloria a Dio, veramente il Signore tu vuole usare per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Ma andiamo avanti, guardate che cose belle c'è. E non solo guarire quelli che hanno il cuore rotto, ma anche proclamare la libertà ai prigionieri. E non mi riferisco solo o soltanto ai prigionieri in senso fisico, per i quali, perché anche in questi tempi ci sono nostri credenti, nostri fratelli che per l'Evangelo in alcuni paesi sono in prigione, ma qua stiamo parlando anche persone che sono prigioniere del peccato, prigioniere del diavolo, di maledizione, prigioniere di rancore, prigioniere di vizi, prigioniere di situazioni che non riescono a liberarsi. Arriva l'unzione dello Spirito Santo, arriva un credente, un ministro, arrivi tu, io, sotto la guida dello Spirito Santo, gli parliamo di Gesù che rende libero. Cosa ha detto Gesù? Se il Figlio vi fa liberi, sarete veramente liberi. Ascoltami, tu che sei lì davanti alla televisione o al telefonino, stai ascoltando, l'unico che ti può rendere veramente libero è Gesù. Perché Gesù è il vero grande liberatore. Da qualsiasi catena, da qualsiasi oppressione, da qualsiasi situazione, l'unico che ti può dare la vera libertà. Libertà nello spirito, nell'anima, nel corpo, dal passato, da situazioni, è Gesù. Basta che tu lo invochi con fede e lui è potente da intervenire a tuo favore. Amen? Ma noi che siamo stati liberati per grazia di Dio, diventiamo a nostra volta strumenti di liberazione per gli altri, non per abilità nostra, ma per la guida, l'unzione dello Spirito Santo. Amen. E Dio ci ha fornito questo mezzo. Fratello caro, sorella cara, un credente rivestito, ripieno di Spirito Santo non vede ostacoli, non vede difficoltà che sono insuperabili, insormontabili, ma con la guida dello Spirito Santo qualunque sfida si può vincere, qualunque gigante si può abbattere e qualunque cosa che sembra umanamente impossibile, Dio la rende possibile. E poi guardate il recupero della vista ai ciechi, e qui parlo sia in senso fisico, gloria a Dio, che Gesù continua a fare questi miracoli, ma anche ai ciechi spiritualmente, ciechi che non vedono l'amore di Dio, la preziosità del sacrificio di Gesù, o che sono accecati dall'odio, sono accecati dal rancore, oppure sono accecati dal potere, sono accecati dai soldi e litigano con persone, con gli altri, in continua competizione. Questi sono accecati. Colui che può veramente liberare e aprire gli occhi alla grazia di Dio per vedere le meraviglie del suo amore è solo Cristo Gesù, attraverso strumenti come noi, semplici, difettosi ancora, ma con la guida dello Spirito Santo, gloria a Dio, portiamo grande grazia e grande liberazione a queste persone, e persone che erano accecate da tutte queste cose terribili, vedere, i loro occhi si aprono. Ricordate quando il discepolo Anania andò a pregare per Saulo da Tarso, caddero delle scaglie, ha visto chiaramente ed è diventato un grande ministro di Dio. E poi rimettere in libertà gli oppressi. Come dicevo mentre leggevo questo versetto, quante persone oppresse? Oppresse direttamente dal diavolo, da demoni. Persone che hanno avuto a che fare con opere di magia, di fattucchieria, di idolatria, di mafia, di opere diaboliche, di qualunque genere se siano. Poi queste creano oppressione, depressione, e condizioni che portano le persone ad essere a volte in stato vegetativo e vivono solo per dire così fisicamente, ma spiritualmente, moralmente, affettivamente sono una cappa di oppressione. E allora questa è la bella notizia, fratello, sorella, per noi e per noi poterla portare anche agli altri in Cristo Gesù e per la potenza dello Spirito Santo c'è libertà anche per gli oppressi. Noi ne abbiamo viste tante, sia persone colpite da depressione, per traumi nel lavoro, delusione nella vita, nella famiglia, erano in stato veramente terribile, prendevano antidepressivi, psicofarmaci e via dicendo, ma gloria a Dio, quando è intervenuto Gesù, sono state completamente liberate, guarite, ristabilite, non lavoravano più e poi sono rimessi a lavorare, una vita dignitosa, una vita benedetta dal Signore. Amen? Questo Dio ci dà la grazia quando, armate dell'unzione dello Spirito Santo, noi possiamo affrontare il nemico in tutte le sue strategie, riportare vittoria ed essere non solo noi liberi, come vi dicevo, ma essere di liberazione anche per gli altri.
Gloria a Dio, quindi abbiamo parlato, sottomissione a Dio, autorità nel nome di Gesù, l'unzione dello Spirito Santo. Poi un'altra arma potentissima, dinanzi al quale il diavolo trema, fugge ed è sconfitto, è il preziosissimo sangue di Gesù. Amen. Riprendo un versetto, uno dei più belli. La Bibbia dice che noi siamo stati comprati a prezzo di sangue. Vi ricordate? Noi eravamo schiavi del peccato, eravamo schiavi del diavolo, ma Gesù non solo ha sconfitto il diavolo, ma ha pagato a prezzo di sangue il prezzo del riscatto della nostra anima, gloria a Dio, e ora siamo liberi e mediante la fede nell'opera perfetta di Gesù, mediante la fede in quel prezzo che Gesù ha pagato col suo sangue, noi non solo siamo liberi sul nemico, ma siamo protetti e il nemico non ci può toccare. Andiamo a leggere questo in Apocalisse 12, gloria a Dio, il verso 11, guardate che affermazione bellissima, parlando del combattimento. Ma essi, credenti, l'hanno vinto il diavolo per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. Ecco, noi abbiamo vittoria sul diavolo e il diavolo non ci può toccare, e noi siamo sotto protezione perché noi abbiamo creduto nel preziosissimo sacrificio, nel preziosissimo valore del sangue di Gesù. Ora su questo voglio dire subito una precisazione che è importante. Ora, non è che noi, come dire, invochiamo il sangue di Gesù, perché a volte ho sentito anche questo nell'ambiente anche nostro cristiano, e sangue di Gesù proteggimi, sangue di Gesù liberami. Noi, non c'è scritto in nessuna parte della scrittura che dobbiamo invocare il sangue di Gesù. Noi siamo protetti, siamo liberati, siamo guariti, noi siamo benedetti attraverso la fede nel sangue di Gesù, cioè nel valore espiatorio e liberatorio del sacrificio di Gesù. Amen. Questo è importante. Allora io non devo dire sangue di Gesù libera, ma io devo dire: Padre, nel nome di Gesù e per il sangue di Gesù, proteggimi, mettimi sotto la tua benedetta protezione. Amen. Questo è importante saperlo. E qui ci dice, per farvi un esempio, quando il popolo che ci illustra in maniera semplice e chiara questo valore del sangue di Gesù, vi ricordate la decima piaga in Egitto, quando Dio ha deciso di liberare il popolo Israele dalla schiavitù egiziana? La decima piaga fu che sarebbero morti tutti i primogeniti d'Egitto, ma per il popolo di Dio c'è stata una soluzione, una protezione. Dio stesso disse a Mosè, e Mosè poi disse al popolo: in ogni casa si prende un agnello, amen, e col sangue dell'agnello si segnano l'architrave e gli stipiti delle porte. Dove c'è quel sangue, l'angelo distruttore passerà oltre. Ecco il significato di Pasqua, vuol dire proprio questo, passare oltre, risparmiare. Amen. Ed è successo proprio così. Quella notte in tutte le case degli egiziani almeno c'era un primogenito, sia degli uomini che anche degli animali. Quindi ci fu un lutto, una perdita, una sconfitta terribile, perché gli egiziani, voi sapete, adoravano il faraone, il figlio del faraone, come Dio sulla terra. Allora Dio gli ha dimostrato che vero unico Dio è l'Eterno, il Dio di Israele. Amen. È stata anche una sfida spirituale soprattutto, anzi. E allora lì dove c'era il sangue, l'angelo del giudizio non poteva entrare, ma dove venivano a ripararsi credenti, israeliti, ma a volte vicini che avevano capito che quello era il vero popolo di Dio, benissimo, si andava a rifugiare in quella casa, e lì c'era protezione, lì c'era salvezza, lì c'era vita, lì c'era benedizione. E così questa è figura profetica di noi, che siamo al riparo, siamo protetti, siamo risparmiati, siamo benedetti mediante la fede nel preziosissimo sangue di Gesù. Amen. E il diavolo non ci può toccare. Nessun attacco, nessuna maledizione, nessuna strategia del nemico può venire a danneggiare la nostra vita, perché noi abbiamo messo fede nel sacrificio unico, perfetto ed eterno di Gesù, e col suo sangue siamo stati comprati, guariti, liberati, lavati, avvicinati per il valore del sangue di Gesù.
Quindi mettiamo fede in quel sacrificio perfetto di Gesù e siamo al riparo di ogni opera del nemico. Grazie Gesù. E vogliamo continuare la prossima volta perché ci sono altri mezzi potentissimi di vittoria in questa battaglia spirituale. Dio vi benedica grandemente, fratelli e sorelle nel Signore. Amen. Grazie Gesù.